Eccoci qua. Allora, Daniele Ruoso, l'uomo dei caripoli. Esatto. Allora. Che la sera fa anche lo spogliarellista. Non do la risposta, facciamo la domanda. Non è un bel vedere, vi garantisco. In questo... Ma no, ma è benessere. Allora, cos'è il sottogancio? Il sottogancio sono tutte quelle attrezzature interposte tra il gancio e il sollevamento e il particolare, il pezzo che devo sollevare, quindi certo, tutte questo tocco di metallo enorme, esatto, e il prodotto, cioè, che sposto, quello che agganci qua per sollevare, esatto, quindi anche le catene, rientrano le catene, tiranti in fune, le fasce, gli accessori, i golfari, i bilancini. E questo coso qua come si chiama? Perché questo non so. Questo classico gancio, gancio da catena, esatto, gancio occhio. La differenza tra questo e questo, di nome? Che questo fa parte di un complessivo, quindi di una, si può dire, macchina, un'attrezzatura complessa, assemblata, dove tutto l'insieme ha un certificato, una sua portata, ed è garantita per tirare su una determinata portata. Ed è certificata CE, eccetera. Ovvio, eccetera. Ovvio. E dove inizia, dove finisce? Da qui? Inizia dalla parte terminale, da questa parte superiore, qua rossa. Quindi in questo caso qua parliamo di un tirante con una campanella tripla, maglie di giunzione, insieme all'accorciatore per poter modulare e allungare o accorciare la catena, ovviamente per accorciare più facile, quindi nel caso in cui ho bisogno di, scusate, ho bisogno di, mettiamo che questa catena di 2 metri, devo fare un carico cioè il più corto, quando devi muovere il ventilatore ti serve accorciare la catena perché se no non ce la fai, esatto, magari in 2 punti diversi, no? Un punto più alto dell'altro, allora accorci una catena con questo, esatto, questo si chiama? Gancio accorciatore, gancio tra l'altro da fare molta attenzione a non usarlo come magari qualcuno fa in modo molto sbagliato, di usare la catena in questo modo acceso, così non si può fare, soprattutto quando la maglia di giunzione il gancio accorciatore all'interno della stessa maglia di giunzione, quindi questo qua serve solo per accorciare la catena. Ma no, non puoi usare a strozzo su un albero, no, non lo uso così. Ci sono degli accessori apposta, ci sono degli accessori apposta o delle fasce, dipende dal tipo di attrezzatura che devo movimentare, però. Però se dici queste cose così, poi non si fa più male a nessuno. E se le vengono usate in maniera corretta, teoricamente sì. Cioè, scusa, se tu spieghi in modo corretto, poi la gente, capito? Allora, tornando a noi, quindi ne abbiamo da questo qua rosso, campanella, questo qua piccolo, questo sono due campanella? Sono campanelline, questo qua è un complessivo per tirante a 3-4 bracci, quindi fondamentalmente io qua ci posso mettere altre 2 tratti di catene, quindi 2 maglie di giunzione, altre 2 tratti di catene. E come fai a capire? E farà complessivo. In che senso? Come fai a capire che puoi mettere altre 2? Perché questa è una campanella. No, tripla. Puoi aggiungerli te, di comprarlo che è già fatto così. Io non faccio niente, io stavo chiedendo come fai a capirlo. Questo è certificato e venduto così. Sì, questo fa parte di un insieme, ovviamente. Poi c'è il medaglione. Io che controllo, vado a verificare il medaglione, la prima cosa che faccio, che vado a chiedere a Diego, ovviamente il documento, il certificato di conformità, esatto, dell'attrezzatura, che lui ovviamente avrà per chiarezza. Medaglione è un modo con cui lo chiamo io per prenderlo per il culo, non si chiama medaglione, adesso ci siamo capiti. Ok, quindi questo è il sottogancio. Questo è una delle attrezzature sottogancio, poi rientrano anche tutti gli accessori, grilli, golfari. Ok, quindi tutto quello che sta da qui, esatto, al di sotto, tutte queste attrezzature devono essere controllate per lavorare in sicurezza. Fai ciao, ciao.